Ciao ragazzi e benvenuti. A grande richiesta, oggi vi faccio ascoltare la Ecotero Vunos. Intanto, visto che siete più del 60% a guardare i miei video e non siete iscritti, iscrivetevi con la campanellina delle notifiche, che è importante, così restate aggiornati ogni qualvolta che carico nuovi contenuti, e mettete un like a questa tipologia di video in modo tale da aiutarmi a far crescere sempre di più questo canale e a portare sempre nuovi contenuti come questo. Torniamo sulla Ecotero. Il modello fa parte della serie Original Vunos, che è caratterizzata da diverse colorazioni con verniciatura glossy. Il corpo è in Polonia, che è un legno che si avvicina molto sia per caratteristiche sonore che di peso a quello che è il frassino di palude. Il manico è in acero e la tastiera è in polimeri di legno. Eco lo chiama WPC. Tastiera con 21 tasti, tasti medium jumbo, con un radius da 14. Tra l'altro ho trovato molto molto comoda, e il manico in realtà è abbastanza ciccione, il profilo è un low C, manico che ho ritrovato simile a quello della mia Eco Camaro. Passiamo alle meccaniche. Meccaniche in stile vintage, sempre di Eco, così come il ponte in stile vintage Eco, a tre sellette. L'elettronica è in stile Telecaster, con un selettore a tre posizioni, un controllo di volume e di tono, dove il tono, tirandolo, splitta l'humbucker in single coil. Humbucker di casa Eco in stile vintage, così come il pickup al ponte, sempre di casa Eco in stile vintage. Detto ciò, vi faccio ascoltare come suona. Thank you.
conclusione, ho trovato la Tero, una chitarra molto versatile e molto comoda a suonare. Mi sono divertito tantissimo a suonarla. Tra l'altro, la combinazione dell'humbucker al manico e del single coil al ponte donano delle sonorità molto particolari. Ho apprezzato tantissimo le sonorità del pickup al manico, soprattutto a pickup pieno, quindi non splittato. Ovviamente è un suono che si allontana un po' da quello che è il classico suono della Telecaster, però comunque teniamo presente che abbiamo delle sonorità in più. Tra l'altro vedo questa chitarra come una chitarra che potrebbe essere utilizzata come spare alle nostre chitarre principali, oppure, essendo comunque una chitarra entry level, per chi inizia, per chi vuole avvicinarsi al mondo Telecaster, perché comunque la direzione è quella, anche se le sonorità in realtà discostano un po', però almeno come forma, come stile del manico, si avvicina molto a quello che è il mondo della Telecaster. Voglio ringraziare Antonio di AG Music che mi ha dato la possibilità di portare sul canale questa chitarra. Vi invito a farvi un giro in negozio, soprattutto per chi è di Foggia e provincia, a provare sia questa ma anche tante chitarre che ha lì in esposizione, anche perché potete trovare diverse offerte soprattutto nel reparto refurbished di Eco, e quindi portarvi a casa una bella chitarra con uno sconto maggiore rispetto a quella che è di listino. Se non avete la possibilità di recarvi in negozio, comunque Antonio ha un sito online, quindi vi può anche spedire i prodotti. Vi lascio il link al negozio qui sotto nella descrizione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo modello, se siete possessori di una Eco Tero o se avete provato qualcuna. A questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.